Benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio. Cosa è accaduto alle ultime elezioni regionali? Che con poco più del 30% il PD ha ottenuto ben 12 consiglieri su 21 dopo le ultime del TAR. Il Movimento 5 Stelle con circa il 15% ha invece avuto appena 2 eletti. È giusto? È corretto? Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Liberati, che ricorda come nella scorsa legislatura sia stata votata una legge elettorale tale da alterare pesantemente la competizione democratica, mutilando le opposizioni. Per questo motivo, ricorda, la predetta normativa è stata oggetto di ferme prese di posizione da parte di grandi firme della carta stampata e di politologi indiscussi. Monsignor Benedetto Tuzzi, vescovo di Orvieto Todi, il 1 ottobre ha scritto a tutti i sacerdoti della diocesi, segnalando l'accurato appello di Papa Francesco volto a spronare la coscienza di tutti i cristiani d'Europa a cogliere nei segni delle tragedie umane in corso un appello di Dio alla nostra carità operante in merito alla situazione che si è creata come conseguenza dell'onda migratoria dell'Africa e dal Medio Oriente. Accogliendo l'appello del nostro pastore, scrive il vescovo Tuzzi, alle unità pastorali che desiderassero aprire la loro porta alle persone ora lontane dal loro paese perché in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni e dall'estrema povertà, sono invitate a rivolgersi alla Caritas diocesana di Orvieto Todi, sede di Orvieto in via Clementini 4, al telefono 0763 393182 oppure 342 362957, sede di Todi via Santa Prassede 36, telefono 075 37 460 64, Caritas, che guida il coordinamento delle disponibilità di accoglienza nella nostra diocesi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha deciso all'unanimità di approfondire in commissione la mozione dei consiglieri della Lega Nord Valerio Mancini e Emanuele Fiorini, che impegnava la Giunta regionale ad adottare tutti gli atti necessari per estendere agli enti del servizio sanitario regionale l'obbligo di procedere al trasferimento del personale sovranumerario delle province di Perugia e Terni per soddisfare i propri bisogni di personale amministrativo. L'assessore alla sanità Luca Barberini ha fornito il quadro attuale della situazione in riferimento alle possibilità di impiego dei lavoratori delle province nel sistema sanitario regionale. In totale ci sono 49 posti, 21 dei quali individuati dallo stesso assessorato, 3 unità lavorative all'ASL numero 1, 5 all'ASL numero 2, 2 unità per l'azienda ospedaliera di Perugia, 8 in quella di Terni e 3 al CRAS, 21 e non di più, ha spiegato l'assessore, perché dobbiamo rispettare leggi e parametri come il fatto che la spesa storica per il personale del 2004 non può essere superata per effetto della legge di stabilità del 2005. Si è tenuto ad Orvieto l'incontro sul tema il maschile e il femminile con Maurizio Gassò, docente presso l'Università della Valle d'Aosta, e Guido Barlozzetti, giornalista e scrittore, che ha aperto mercoledì scorso presso la sala del governatore dei Palazzo di Sette di Orvieto Psicologia Umbria Festival, promosso dall'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, per valorizzare attraverso la contaminazione con i linguaggi dell'arte e dello spettacolo la professione dello psicologo. Dedicato all'io e il noi, fino al 16 ottobre il festival itinerante attraverso le principali città dell'Umbria, Perugia, Terni, Foligno, Assisi, Gubbio, Spoleto e Orvieto, proporrà convegni, dibattiti, appuntamenti culturali, spettacoli di danza e proiezioni per affrontare le varie tematiche della psicologia. Ospiti 20 studiosi di fama internazionale, oltre 20 artisti, per i 16 appuntamenti in programma, tutti ad ingresso libero. Siamo qui ad Orvieto oggi in questa anteprima del nostro Psicologia Umbria Festival, questo festival dedicato ai grandi temi della psicologia, che ha un percorso che si snoda in tutta la nostra regione, nei principali centri della nostra regione, e che inizia proprio con questa anteprima orvietana. Quindi siamo veramente contenti di essere ospiti di questa bellissima città di Orvieto, con una iniziativa condotta da Maurizio Gassò, che è un noto esperto, presidente internazionale dell'Associazione dello Psicodramma, quindi un'animazione, e anche con la collaborazione di Guido Barlozzetti, che tutti a Orvieto conoscete, autore, conduttore televisivo. Il tema di oggi sarà il maschile e il femminile. Questo tema apre un percorso che durerà lungo tutto il festival, che si concluderà passando per Foligno, Spoleto, Assisi, Gubbio, Perugia, si concluderà a Terni sabato sera con uno spettacolo che si intitola proprio L'Io e il Noi. Quindi il filo conduttore è l'Io e il Noi, come noi costruiamo la nostra personalità, la nostra identità attraverso il rapporto con gli altri, e la prima iniziativa appunto si interroga su questo tema, il maschile e il femminile. Con questo è tutto, TG360, con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura
della redazione di Aretio Acquesio torna puntuale tra un'ora.